Tra il silenzio e il tuono è l'ultimo romanzo di Roberto Vecchioni, edito da Einaudi. È un romanzo struggente che sa toccare le corde più intime del nostro cuore, proprio come l'amato cantautore e professore sa fare con le sue canzoni, che sono perle di saggezza. E io ve ne parlo. Benvenuti a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Studio 107 Milano nella rubrica quarta di copertina con Miki. Il titolo del libro non è altro che una citazione del brano Chiamami ancora amore, con cui ha trionfato al Festival di Sanremo nel 2011. C'è un'età della vita in cui si può trovare una voce pura, una voce tra il silenzio e il tuono. Non c'è un altro modo per parlare di sé. Forse quando guardarsi indietro e dentro è lo stesso movimento. E tutto, proprio tutto, le gioie e i dolori, la scoperta dell'amore come quella della morte, è in noi con la stessa forza. Attraverso le lettere di un ragazzo che cresce e di un misterioso nonno, Roberto Vecchioni ha scritto il suo romanzo più profondo, pieno di pathos e di emozioni. Questo è un romanzo fatto di lettere, ma non è un romanzo epistolare come gli altri. Si alternano due voci. Da una parte c'è lui, Roberto Vecchioni, che racconta ad un fantomatico nonno alcuni degli episodi più significativi della sua vita. Li riporta in presa diretta, proprio mentre gli accadono, a 10, 15, 30, 80 anni. Infanzia, amicizie, studi, canzoni, dolori, amori, sconfitte e vittorie. Il nonno, dal canto suo, non gli risponde mai. Forse non ce n'è bisogno, forse conosce Roberto fin troppo bene. Le sue lettere sono indirizzate ad altri personaggi, veri o immaginari, e affrontano gli argomenti più disparati, che si tratta di Schubert, di bizzarre teorie o di scrittori russi che conosce soltanto lui. Ne scrive sempre con la medesima grandissima passione. E anche se le lettere di Roberto raccontano la storia di una vita e, insieme, la storia di un corpo che sente, ama, si ferisce, si ammala, e quelle del nonno sono puro pensiero. Capita di rimanere spiazzati perché ogni tanto parlano di qualcosa che sembra essere accaduto a entrambi. Di un palco illuminato, ad esempio, e di un uomo che chiede di essere chiamato amore. Ma soprattutto della morte di un figlio e del dolore lacerante che non ti abbandona mai. 53 lettere, 53 momenti sfolgoranti per catturare l'ombra sfuggente della verità. In un tempo in cui il prima e il dopo possono confondersi e persino forse illuminarsi a vicenda. Finalmente sono andato a scuola, nonno, in seconda elementare, sì, perché la prima l'ho fatta a casa col maestro Macaluso, perché avevo la pleurite, che è una malattia. Il maestro Macaluso ha inventato un album che si incollano sopra delle figurine di animali e ogni volta me ne porta un po'. C'ho pure il leone. Tutti i compagni mi hanno accolto benissimo e sono molto simpatici. Qui siamo tutti maschietti, le femminucce sono in un altro posto e quando le incontriamo fanno un po' le sciocchine. A me invece piace il mio compagno Emanueli, che ha un sacco di capelli ricci e due occhi azzurri. A volte mi viene da baciarlo. La maestra Storino è molto dolce, però il suo preferito è Fiocchi, che cambia grembiule ogni giorno e c'ha un profumo addosso. Il suo papà vende armi. Che mestiere è, nonno? A me è più simpatico Rossi, che sta sempre seduto sul banco, e Troisi, che ha i sandali anche a dicembre, e Cesare Subazzoli, che suo padre si chiama Lasagne e trasporta cavalli. Perché nonno non si chiama come il suo papà? Tra il silenzio e il tuono, di Roberto Vecchioni. A te, Alessandro.